Pronto? Casaletta? C'è Enrico? Pinuccio sono. E chi sei? Gianni? Gianni, auguri, questo nipote. Quando è bravo quel figlio. Io lo dicevo sempre, da quando andava alle suore a scuola. Sì, dico che le suore dicevano, è bravo, questo si applica un giorno. Intanto ha fatto. Che famiglia, siete proprio una famiglia di scienziati. Veramente, guarda, non so che dire. Beh, passami Enrico, grazie. Enrico, Pinuccio sono. Auguri. Chi te lo doveva dire a te? Chi te lo doveva dire con quella fascia di polmone che ti ritrovi? Bravo, bravo, sì. Io me lo aspettavo un po' sì, un po' non. Esattamente pensavo mettessero uno un po' più giovane. Sei giovane tu? Quanti anni c'è? Veramente? Ma lui te ne davo 64-65. Scusa, io pensavo fossi più giovane, però pure tu, Enrico, vestiti un po' più giovane, che ne so, sembri, no, stile bulgaro anni 80 ti vesti, metti la maglietta, la scatagina, sei giovane allora, sarai fatto i capelli come parli, un po', sembri proprio vecchio, sembri, sei un po' prete, però non fa niente, bisogna, adesso bisogna gioire, bisogna godere, che questa è veramente una cosa eccezionale, quando ti ricapita più, è quando ti deve ricapitare. Veramente, ti ricordi nella DC tu quando eri giovane che mia suocera veniva a te Alfano, hai fatto strada, hai fatto. Poi la sinistra, beh, per dire, quel era il momento e ti dovevi buttare là, ti dovevi buttare là. La scuola quella è, la scuola quella è, lo scudo crociato. Rimarremo noi a governare, non facessero le rivoluzioni quel che vogliono, dobbiamo rimanere noi. Eh sì, tu falli dire, falli dire. Falli di, non ti preoccupare. Ma veramente c'è 46 anni. Dice, a me questa cosa ancora mi hai dato una notizia. Devo andare a vedere su Wikipedia. Secondo me mi stai frecando. Sono 64. Giura che non ti fai il giuramento? Vabbè, che ti devo dire? Auguri, mi raccomando. Adesso veniamo noi a darti una mano. La vengo io, mi trasferisco direttamente da te là, in Parlamento, così ti aiuto con le altre forze. Aspetta che sta Sabino che ti vuole salutare. Sabino, saluta Enrico. Sei vecchio dentro! Ti stima tanto ed è contento davvero di questo incarico. Mi raccomando, non fare andare al sonno con i tuoi discorsi. Riprenditi un po'. Ciao, bello, ciao, ciao, ciao.